bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento su Cassette Beasts. Nel video di oggi andrò a iniziare la quest di Ferex, una quest che non ho mai neanche lontanamente pensato di iniziare perché me l'ero completamente scordata. Ma andiamo a casa di questo Ferex che dovrebbe trovarsi da ste parti qua, se non sbaglio. Dovrebbe stare proprio qua, perché dalle parti della parte più grande di Arbor Town. Oioi. Eccolo qua, e eccoti qui dopo settimane e settimane. Vuoi vedere cosa ho recuperato dai tristi ruderi della mia casa? Ma guarda, se proprio vuoi. Nella mia vecchia vita ero un artista di zoti, un che? È più semplice se te lo mostro, guarda. Questo è un rullo per zoto, si infila nello zootropio e poi si guarda attraverso la fessura. Lo zootropio ha un motore, quando preme il pulsante gira. Bello. La striscia dello zoto ha la stessa immagine disegnata molte volte, con piccole variazioni. Quando gira, si anima e prende vita, vedete? Poi puoi tirare la leva per passare alla fila successiva per la prossima parte della storia. Puoi raccontare un'intera storia e farle prendere vita solo con i disegni. Sono ossessionato dagli zoti sin da bambino. Un tempo era molto popolare, poi è passato di moda. Come tante cose. Ora è una tecnica di nicchia, almeno da dove vengo io intendo. In genere le storie a zoti parlano degli eroi della rivoluzione francese, come la Primula Rossa, ma da quando sono arrivati gli adattamenti hollywoodiani a nessuno interessa più il materiale originario. Al momento sto cercando di inventare dei nuovi personaggi, se non altro un'isola piena di mostri strambi è perfetta per trovare ispirazione. Questo significa che forse tu potresti aiutarmi. Sto cercando una creatura in particolare, vorrei dare un'occhiata da vicino. Si trova a Prato dei Ciliegi, ha un guerriero con la spada di legno. Bene, andiamo allora. Mi indica la posizione, non ce n'è proprio molto bisogno. Ma... andiamo, Felix, dai, non perdiamo tempo. Funghello, allora. Questo è un mostro davvero davvero carino. I funghelli sono artisti di grande passione e dipingono con gli strani pigmenti che colano dalle loro teste. È stato osservato che sanno modificare le proprietà fisiche dell'oggetto su cui dipingono a seconda del colore usato. È un mostro piuttosto decente per essere uno stadio base. PV max 100, attacco in mischia, difesa in mischia e velocità 100, attacco a distanza 90, difesa a distanza 110. Non è affatto male. Andiamo subito a cercare allora questo mostro con la spada di legno. Da ste parti qua dovrebbe essere un introverfo comunque, quindi non troppo difficile da trovare. Ok, forse non è proprio introverfo, ma è qualcosa di più. Ok, ci siamo, ora tu l'affronti e io gli faccio il ritratto. Ok. Kirikuri. Bello. Bello davvero. Carbonella. Meno male che sono a livello alto. E sconfitto. Non è stato neanche troppo difficile. Wow, Funghello già prende subito una stella. Buono. Se non altro può essere rimasterizzato più presto. Alto là, chi è? E non tornare! Ma chi sei? Aspetta, ma tu sei... ragazza gatto misteriosa. Oh no. Oh no, no, e poi no, no. Era un arcangelo addirittura. Credo che il mio passato stia tornando per tormentarmi. Torniamo da me. Ti spiegherò tutto, lo giuro. Ok. Deve essere qui da qualche parte. Io... eccolo! Ecco, questo è il mio vecchio block notes di quando avevo 12 anni. Era con me nell'appartamento quando sono atterrato qui, per questo ce l'ho ancora. Guarda questa pagina. Capisco il disegno, ma la macchia della tazzina del caffè è così per artistica oppure non è voluta. Lei si chiama Kuneko. È un personaggio che avevo inventato da bambino. Ha le ali da angelo, ma anche da diavolo. Insomma, è divisa. Lei è la figlia di un angelo e di un demone, smarrita sulla terra e adottata da un mistico clan ninja. A 21 anni è partita di casa per una missione epica, conquistare 4 altari elementali e dimostrare di essere la più grande guerriera di tutto il paese. Wow, è un personaggio pazzesco. Alle medie ho attraversato una fase anime, non mi giudicare. So benissimo che è una cosa un po' da spiegare. Non mi piace questo personaggio. Ma se Kuneko è davvero qui in questo mondo, devo trovarla. Devo scoprire cosa c'è sotto. Beh, direi che è praticamente qui, Kuneko. Oh, che velocità! Prima mi ha salvato, mi conosci? Non ti ho mai incontrato, ma sento un forte legame con te. Oh, sì, ci credo. Dopotutto ti ho creata io. Ti prego, perdonami!
Sono costernato di non averti riconosciuto, creatore. Qualche tempo fa mi sono svegliato nel prato del nostro primo incontro. Conoscevo soltanto il mio nome e nel cuore avevo una missione. Sono le uniche cose che ricordo, creatore. Davvero non c'è bisogno che tu mi chiami creatore? Che ne dici di padre? No, non è affatto meglio, per niente. Padrone? Peggio. Papino? Assolutamente no. Chiamami solo Felix. Allora, di che missione si tratta? Devo trovare 4 santuari elementali di questa terra e sconfiggere le belve che li custodiscono. Solo allora dimostrerò la mia forza. Non potevo proprio inventarmi una storia migliore, eh? Kuneko, non devi partire per questa missione. Non è reale. L'ho inventata io per dare un minimo di storia al tuo personaggio. E poi le creature di Nuova Virra sono pericolose. Credi che io non abbia la stoffa per riuscirci, creatore? Ecco perché non ho altra scelta che dimostrare il mio valore. Non era quello che intendevamo, ma comunque ok. Ho creato un sacco di personaggi molto meno imbarazzanti. Perché proprio lei? Amico mio, te lo devo proprio spiegare. Comunque sia, se Kuneko è qui è solo perché l'ho inventata. Mi sento responsabile per lei. Dovremmo trovare quei 4 altari elementali e assicurarci che non si cacci nei guai. Va bene, andiamo a vedere questi 4 altari allora. Mappa, uno dei 4 altari dovrebbe stare da ste parti qua. Perché comunque sia si vedono sulla mappa. Uno è qui e si vede. Sono molto difficili da vedere, ma con un po' di attenzione si possono notare. Comunque direi di iniziare da questo. Eccolo qua, un altare, va. Oi oi. Ci siamo, subitissimo, visto? Quindi questi altari si sono davvero. Ma pensa un po'. Kuneko! Kuneko! Devo dimostrare la mia forza, creatore. Per la mia spada aguzza, mostrati, guardiano! Forse dobbiamo aiutarla. Quindi contro le fusioni. Bene, ci stanno. Oh. Falesetto, bello. Con te facciamo... Ora attivo copertura plastica. Sempre su se stesso. Per poter poi usare... Vernice fresca, che fa dei danni imbarazzanti. Vittoria, è stata difficile sta vittoria, stranamente. Thank you. Grazie del tuo aiuto, creatore. Ma non mi servirà alcuna assistenza nella prossima battaglia. Proprio non demorde, eh? Ok, troviamo gli altri. Eccolo qua un altro, ecco, ci siamo. Hey. Per il potere del sole e della luna che comodamente splendono nello stesso momento, rivelati, guardiano! Che sta davvero calando nella parte, già. E si sta calando anche nei pasticci, perché guarda un po'. Vinta anche questa, che è stata piuttosto lunga, non difficile. Lunga e basta. Combatterò al tuo fianco, creatore. Non mi sento degna. Guarda, non è niente di che, e se n'è andata. Proviamo a cercare il prossimo santuario. Sì, perché il gioco non te li dice dove sono. Un altro altare invece è proprio da ste parti qua. Eccolo qui. Facile, facile trovarlo. Il problema sarà per il prossimo, che non ricordo minimamente dove sia. Aspetta, Kuneko! Per il potere del ghiaccio e del fuoco che rendono a col tempo calda e gelida la passione per la giustizia, svelati, guardiano! Muoviamoci. Kuneko, dovresti calmarti, sai? Mutante pallottolotto, bello. Ovviamente, per forza. Meno male. Mi hai aiutato di nuovo a crescere, creatore. Non volevo che ti facessi del male. Sai, non sei obbligato a fare tutto questo per impressionarmi. So cosa pensi davvero di me, creatore. So che ti vergogni di avermi creata. Io... Non vedo ora come mi guardi. Lo scopo della mia missione non è impressionarti. So che non c'è niente che potrei fare per renderti fiero di me. Oh, ok. Ora sono proprio giù, ricorda. Forse mi sono espresso male. Dai, non lo pensavi veramente. Ti conviene trovarla e scusarti. Sì, ti conviene a te però. Sarà l'ultimo santuario, no? A ricordarsi dov'è. L'ultimo santuario invece è da ste parti qua, proprio qui. E ci siamo. Kuneko, ehi... Il mazzo di carte è mescolato, ho pescato la mia ultima mano, scala reale! Guardiano, rivelati! Come on! Ok, prima l'aiutiamo e poi mi scuso. Beh, sconfitto anche questa fusione e... Piuttosto, ha fatto davvero tanti danni. Cioè, mi ha distrutto 2 cassette.
Kuneko, io... sono solo un pensiero dimenticato, non è vero, creatore? Un'idea con cui ti sei divertito ma che poi hai scartato? E ci sfida. Per lucenti poteri di terra, vento, fuoco e aria! Il mio vero potenziale si svela! What? Ha unito in sé quattro elementi. Ti vergogni ancora di me, creatore? Arcangelo, Kuneko splendente, creazione liberata. Ecco cosa intendevo la scorsa volta per arcangeli che servono per le canzoni. Questo è uno di quegli arcangeli che non serve per le canzoni, ma che comunque può essere problematico. È forte, dai. Lei è forte davvero. Attacca a distanza, quindi. Ma ci picchia. Mi dispiace, questa è tutta colpa mia, Link. Voglio sopravvivere per rimediare a ciò che ho fatto. Non chiedo altro. Come on. Forza, so che insieme aggiusteremo le cose. Sogni che era. Ok, e ora ci divertiamo. Colpo della montagna. Mamma mia, niente. Non l'ha neanche sentito. Pestaggio galattico, wow. Però danni a contatto almeno. Facciamo. Se potessi fare filo a inciampo, poi sarebbe tutta quanta in discesa. Ok, questo le fa male. Bene. Ora mi curo perché ovviamente farà il suo attacco. Ma bene, ma bene, ma bene. Dato che farà il suo attacco più forte, ora riavvolgo per sicurezza. Kunai. Wow. Oddio, lo prendevo, Lo prendevo bene. E ora... pugnalata nel buio. Zacchete, bella! Critico, tra l'altro, attenzione! Ok, facciamo ancora pugnalata nel buio. 201 di critico, wow. Aia. Vabbè, sì, va bene, ti ringrazio, però era superfluo ora. E però facciamolo pugnalata nel buio, facciamola. Perché no? Tanto per sicurezza. Ah, si può registrare con Eco, però dopo compare anche a Nova Virral più e più volte quando ascolterete le dicerie degli abitanti. Ci sarà un modo anche più semplice per trovarla che con le dicerie, ma sarà tutta quanta roba post-game comunque. Posso planare per 8 secondi ora. Con Eco, mi dispiace tanto. Mi vergognavo di te e delle altre mie creazioni adolescenziali. Ma bisogna pure iniziare da qualcosa. Se non ti avessi immaginata, se non ti avessi disegnata, non sarei l'artista che sono oggi. Non devo far finta che tu non esista, devo apprezzare te e quello che significhi per la mia arte. What? Dici davvero? Sì, e poi eri uno schianto poco fa. Creatore! Ok, ok, calmati. Scusa se ho cercato di ucciderti, creatore. O meglio, scusa se ho cercato di ucciderti, Felix. Tranquilla, è tutto perdonato. Kuneko, c'è qualcosa che devo sapere. Come fai a essere reale? Non capisco proprio. Non lo so, ma se vuoi sapere cosa penso, allora, ecco. Forse dopo che hai creato qualcosa, la creazione non ti appartiene più. Le idee cambiano e crescono spontaneamente. Tu sei l'artista, creatore Felix, dovresti saperlo meglio di me. Ok. E ora cosa farai? Non credo di potervi seguire nella vostra umile cittadina. Non è quella la mia strada. No, devo vivere la mia vita e seguire il mio cuore di cristallo ovunque mi conduca. Il tuo cuore è davvero di cristallo? Vabbè, sì. Le nostre strade qui si dividono. Sono felice di averti incontrata con Eco. Addio, creatore Felix. E addio anche a te, silenzioso amico del creatore Felix. Ecco, il mio potere lo dono a te, come ricordo delle battaglie combattute insieme. Sì, ti dà anche la sua cassetta, però. Quindi non è necessario per forza catturarla.
Figlia di un angelo e di un demone, Kuneko è stata abbandonata da neonata alle porte del covo di un clan di ninja. Addestrata nelle arti del ninjutsu e dell'amicizia, Kuneko ora viaggia alla ricerca dei quattro santuari elementari del potere. Riuscirà mai a trovare la sua vera vocazione? Non lo sapremo mai. È tutte le statistiche a 115 nella sua forma rimasterizzata è meglio. Possono i nostri ricordi ardere come fari che illuminano il nostro cammino verso il futuro? Non è molto brava con le metafore drammatiche. Beh, è stata un'esperienza interessante. E non parlo solo del fatto che ci siamo combinati in un unico mostro. Quella è stata una cosa nuova. È meglio dire fusi. Confesso che mi ha fatto venire un po' di nausea, ma la prossima volta sarò pronto. Forza, torniamo a casa mia. Mi è venuta l'ispirazione per un disegno. Questa avventura mi ha dato un sacco di idee. Ho voglia di disegnare più che mai, voglio creare nuovi personaggi, voglio guadagnarmi da vivere con la mia arte e lavorare secondo i miei ritmi, quindi sono pronto per andare a casa. È quello che stai cercando, no? Un modo per tornare a casa. Se tu pensi che ci sia un modo, io ti credo. Conta pure su di me. Ah, e un'altra cosa. Ecco il disegno di cui ti avevo parlato. Forte. Ok, legame con Felix 1. Bene, il prossimo video non sarà su una sfida in particolare, ma dovrebbe essere sul bestiario completo al 110%. Intendo che ci sono delle bio ulteriori per i mostri se li porti tutti quanti a livello 5. Ci proverò, ma non vi assicuro niente, perché non sono neanche sicuro di farcela, però il video sul bestiario doveva arrivare prima o poi. Comunque, per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate tutti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va. E ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Ciao!